Accelera la macchina dei vaccini della Toscana, in particolare nel maggiore hub di tutta la regione, quello del Mandela Forum, dove da questa domenica si aggiungeranno altre 5 postazioni per la somministrazione delle dosi del siero di AstraZeneca. Vaccini che andranno anche in provincia, a Pontassieve, Sesto Fiorentino, Scandicci, Borgo San Lorenzo, anche se a ritmi decisamente inferiori. Se al Mandela si va avanti con 1000 somministrazioni al giorno, nei presidi più piccoli saranno una 50. Nel frattempo si sta completando la campagna con la somministrazione del vaccino Pfizer riservata ad operatori sanitari e anziani delle RSA. E lunedì partirà la campagna per gli over 80 dai medici di famiglia, anche se ancora con il freno a mano tirato. Saranno 12 gli ambulatori dove i medici di famiglia potranno somministrare il siero, una sorta di prova generale per il via definitivo che dovrebbe arrivare il prossimo 22 febbraio, quando vaccineranno i medici di 290 strutture tra case della salute e ambulatori di gruppo. Per arrivare al completamento della campagna si dovrà attendere il 1 marzo, quando verranno coinvolti i medici di medicina generale di tutta la regione, circa 2.800 professionisti. Il punto interrogativo riguarda, come al solito, l'approvvigionamento dei vaccini da parte delle case farmaceutiche. La regione sta facendo pressione anche nei confronti del nuovo governo per avere il maggior numero di dosi possibili, ma di più, conferma il presidente Gianni, non si può fare.